del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Come sappiamo molto bene, cari fratelli e sorelle, abbiamo cominciato questo cammino quaresimale, un cammino di penitenza, un cammino in cui cerchiamo di riflettere bene su quello che c'è dentro di noi, sui nostri atti, su tutto quello che facciamo, per cercare di migliorare, di diventare più buoni, anche per essere preparati per l'incontro con il Signore morto e risorto per noi. Ecco, con questo spirito cominciamo anche questa nostra celebrazione della parola e dell'Eucaristia, dove il Signore ci chiama prima di tutto alla conversione. Dunque riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che ci inviti al perdono fraterno prima di presentarci al tuo altare, Kyrie eleison. Cristo che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, Christe eleison. Signore che hai effuso lo Spirito per la remissione dei peccati, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio paziente e misericordioso, che rinnovi la tua alleanza con tutte le generazioni, disponi i nostri cuori all'ascolto della tua parola, perché in questo tempo di grazia sia luce e guida verso la conversione, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.
infettatori la mia vita, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua vita. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per i giusti, per ricondurli a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito, e nello spirito andò a portare l'annuncio anche alle anime prigionieri, che nel tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi. Non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Parola di Dio. Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Parola del Signore. Amen. Ringrazio il Signore che mi ha dato questa gioia, questo onore di essere il vostro pastore. E allo stesso tempo ringrazio tutti voi per l'accoglienza che mi avete riservato. Ringrazio tutti voi per tantissime belle cose, non lo dico in maniera diplomatica, ma per davvero tantissime belle cose che ho notato girando, cominciando un po' a conoscere le cose. Mi ha impressionato molto a vedere come anche qui una chiesa vecchia ma pulita, molto curata, con molta attenzione anche nei dettagli. Mi ha fatto impressione vedere i giovani a Torazza Costa, come voi, come si sono preoccupati a fare quello che si poteva, a proprio sforzarsi di fare quello che si poteva fare in questo periodo di doppia crisi per voi. Cioè la crisi di non avere un pastore fisso che vi accompagna, c'è stato Diacono Enrico, ha fatto un buon lavoro, però è sempre una situazione di, diciamo così, di emergenza, e poi anche la situazione di questa pandemia. Dunque con tutte queste cose voi avete fatto
tutte le parrocchie, tutte e tre le parrocchie, avete fatto tante, tante belle cose, e questo mi dà gioia, ma allo stesso tempo mi rende, mi obbliga ancora di più, perché tutta questa, tutto questo vostro attaccamento alla Chiesa, tutto quello che vuol dire Chiesa, fa vedere che Don Giacomo ha seminato molto bene. E Don Giacomo, avendo seminato molto bene, a me viene spontaneo pensare che è un grande obbligo di portare avanti almeno allo stesso livello quello che lui ha iniziato, questo cammino di accompagnamento delle vostre comunità in questa maniera che ha portato dei frutti così buoni, così, così lodevoli. Dunque ringrazio il Signore, allo stesso tempo ringrazio tutti voi e vi chiedo anche di, come avete dimostrato anche questo, di avere pazienza, perché anche io devo imparare tante cose. Lo dicevo anche all'ingresso, è la prima volta che faccio il pastore a nome proprio, cioè ho fatto il pastore 9 anni, però il parroco era qualcun altro, io davo soltanto una mano, facevo quello che mi diceva di fare, però adesso sono io che devo prendere in mano tutte le cose, e così insieme a voi, ovviamente, con la vostra collaborazione, andremo avanti insieme. Poi per altri anni ancora prima ho fatto diversi lavori amministrativi nella Chiesa, parlo quest'anno 30 anni di sacerdozio, dunque ho avuto 21 anni di lavoro amministrativo, tra cui 14 a Roma, che è tutto un altro discorso rispetto a quello di pastore. Vi posso garantire che i 21 anni di lavoro amministrativo per me sono quasi quasi, perdonatemi, ma anni persi del mio sacerdozio rispetto a quello che vuol dire il lavoro di pastore con il gregge, che lo vedo, l'ho visto in questi 9 anni, lo vedo anche adesso, che ti dà molto, molta, molta più soddisfazione dal punto di vista sacerdotale. A lavorare con le carte, possono farlo anche i laici, non devi essere prete per fare questo lavoro. A lavorare in un tribunale ecclesiastico, non devi essere prete. Dunque, ecco, vi chiedo questo, di avere pazienza. Poi sapete, abbiamo dei limiti, siamo come siamo messi adesso noi sacerdoti, sapete molto bene la crisi in cui ci troviamo, sapete molto bene che dobbiamo prendere in mano tante realtà, tante comunità, cerchiamo di fare del meglio, allora, però bisogna vedere, fare il necessario un po' dappertutto, però anche se non ci vedremo per la celebrazione della Santa Messa settimanalmente come sarebbe auspicabile, ma non si può, vi prometto, vi garantisco che sarò a disposizione ogni qualvolta c'è da fare qualcosa, c'è bisogno, c'è un gruppetto che vuol confessarsi, faccio volentieri un salto fin qua, che tra l'altro dove ero prima la più lontana parrocchia nei monti era 26 chilometri, dunque non è un problema fare un salto da Voghera, dunque state, state tranquilli, sono abituato, non è nessun problema in questo senso. Bene, dunque è un po' così, questa è la situazione, poi avremo tempo, l'occasione di conoscerci meglio, strada facendo, pian piano. Io ho tutta la disponibilità al dialogo, a conoscere, ecco, martedì avete saputo sarà un incontro con il Consiglio Economico, poi vedremo in seguito di cosa c'è bisogno. Per favore esprimete anche i vostri desideri, cerchiamo un po' di fare al meglio quello che è veramente necessario, quello che viene anche ritenuto opportuno da voi nella misura in cui questo è possibile. Intanto per dirvi una,
lunedì ci sono due funerali nella stessa parrocchia a Voghera, cioè due funerali, uno al mattino e uno al pomeriggio. Questi sono poi i ritmi che ci capitano, oltre gli incontri con i vari gruppi, no? Lasciamo perdere. Bene, per tornare un po' alla nostra liturgia della parola di oggi, fratelli e sorelle carissimi, volevo sottolineare questo. Probabilmente, scusate la parentesi tecnica, sapete che per quello che riguarda i cicli liturgici della parola di Dio lungo l'anno, nelle domeniche ordinarie, ma anche nel tempo della Quaresima, sono divisi in tre, A, B e C. Noi siamo nel ciclo B quest'anno, ma tutta questa divisione è stata fatta perché si lega il più possibile dalla Bibbia, dal Nuovo Testamento, dei testi. Quest'anno abbiamo ascoltato questo testo dal Vangelo secondo Marco, in effetti è un anno in cui si legge più dal Vangelo secondo Marco, tutto il tempo ordinario, le domeniche, dedicato ai brani dal Vangelo estratti dal Vangelo secondo Marco, ciclo C Luca e ciclo A Matteo. Poi Giovanni è un po' in diverse occasioni. Guardando la prima domenica di Quaresima in tutti i cicli dell'anno, inizia sempre con un testo dove dentro c'è più o meno in dettaglio presentato Gesù nel deserto che viene tentato da Dio. L'avete sentito anche oggi, anche se è un riferimento molto sommario. Dice che Gesù, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Ecco, io volevo fermarmi un attimo nella nostra meditazione su questo aspetto, poi vedremo che tutte le domeniche che seguono fino alla Pasqua si occupano dei modi con cui lottare contro questo essere che è il Satana. L'ascolto, l'umiltà e tutte quelle che vedremo una per volta poi seguendo le celebrazioni, ascoltando la parola di Dio, ognuno come può alla fine. Dunque il Signore ci parla delle tentazioni, il Signore ci parla di Satana. Cosa molto importante oggi, perché se ci fate caso, si cerca di eliminare, a cominciare da noi preti, di eliminare dai discorsi il diavolo. Come se, no, parlando da lui non esistesse davvero. No, non è vero. Addirittura c'è qualche autore che scrive che questa è una furbizia del diavolo. Denis de Rougemont scrive: la furbizia del diavolo più grande in questi tempi è far credere alla gente che lui non esista. Purtroppo è quello che vediamo oggi. Provate a dire, lo sapete già, a dire a qualcuno: hai sbagliato, hai fatto male quello che hai fatto, apri il cielo, arriva la fine del mondo se ti permetti una cosa del genere. Completamente sbagliato, e in questa ottica vietato parlare, come vietato parlare della morte quasi. Ma una volta le persone più anziane si ricordano, i bambini venivano portati al capezzale del morto a pregare, era lì sul letto il morto. Oggi non si può più. È sbagliato. Sono le realtà di questa vita. Il male esiste, il diavolo esiste, la morte esiste. E proprio per non illuderci, questo cammino di Quaresima comincia con la presentazione del nemico. È questo che dobbiamo sconfiggere, è questo che Gesù ha sconfitto per noi, ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte.
è che lui l'ha sconfitto e noi possiamo dormire tranquilli perché non abbiamo più niente da fare. No, 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 no. Noi a nostra volta dobbiamo vincere anche noi le tentazioni, le seduzioni di questo essere che è il diavolo. E non è un combattimento alla pari. Il diavolo è cattivo, ma non è stupido. Se fate caso, il primo teologo della Bibbia, il primissimo teologo della Bibbia, sapete chi è stato? Teologo vuol dire che parlava delle cose di Dio. Il primo teologo della Bibbia è stato il serpente. E dunque non è stupido, sa molto bene cosa fare, dove toccare. Se leggete poi le tentazioni di Gesù, quelle descritte con tutti i particolari, il diavolo lo tenta esattamente nei punti più deboli dell'uomo, la fame. Ma dia questi panni che si trasformino in il potere e il desiderio di avere, sono le nostre, i nostri punti più deboli, le nostre inclinazioni un po' che la fame, non nel senso che dobbiamo mangiare, si capisce, ma nel senso di esagerazione, di mancanza di controllo. Dunque, dobbiamo lottare contro questo nemico e dicevo che abbiamo di fronte un nemico molto, molto forte e le uniche armi che ci portano a lottare alla pari con lui sono quelle che ci mette a disposizione il Signore. La sua grazia attraverso la preghiera, attraverso l'umiltà, attraverso la sua parola, attraverso l'Eucaristia. È inutile pensare di farcela da soli in questo combattimento, non ci si riesce, assolutamente non ci si riesce. Con lui invece possiamo vincere tutte le battaglie. Ed è per questo che nelle domeniche che seguiranno ci viene presentato volta per volta cosa deve essere dentro di noi per portare avanti questo combattimento. Ecco, sia un combattimento molto fruttuoso per tutti noi, per migliorare, perché poi alla fine, concludo, abbiamo sentito l'alleanza che Dio fa con Noè. Non è che era un'alleanza, non è che Dio ha bisogno che l'umanità sia buona, sia brava, sia perché lui, poverino, la sua è disturbato se noi siamo cattivi. No. Lui sta lassù molto bene, con noi, senza di noi, con le nostre cattiverie, senza le nostre cattiverie. Lui vuole aiutarci per il nostro bene, guardando i principi che sono quelli che troviamo nella Bibbia, analizzandoli ci rendiamo conto, anche i comandamenti sono per il nostro bene. Basta guardare dove siamo arrivati con l'idolo chiamato Internet, a ragazzi e ragazzine che si uccidono. È un diavolo, è una forma del male tremenda, che poi lavora dentro, qui possiamo anche parlare molto su questo. Guardate che ci sono certe cose che funzionano, se non proprio, forse anche peggio della droga. Creano delle dipendenze nel subconscio tremende, se non sono amministrate in maniera giusta. Io non parlo contro l'internet, lo uso anche io parlo contro l'uso disordinato, come tutte le cose di questo mondo. Quando si arriva a un uso disordinato siamo caduti nella tentazione del Signore di cui parlava questo Vangelo, quello di Sofia. Cerchiamo dunque di
dotarci, di prendere su di noi queste armi, avere a disposizione queste armi che ci aiutano in questo combattimento. Thank you.
sempre più al sacrificio che santifica l'inizio della Quaresima, tempo favorevole per la nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Amen. In alto i nostri cuori. Amen. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo del Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore, astenendosi per 40 giorni dagli alimenti terreni, egli dedicò questo tempo quaresimale all'osservanza del digiuno e vincendo tutte le insidie dell'antico tentatore, ci insegnò a dominare le suggestioni del male, perché celebrando con spirito rinnovato il mistero pasquale possiamo giungere alla Pasqua eterna. E noi, uniti alla moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, il memoriale della
me è questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci l'offerta della tua Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione. È a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne e gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Antonino martire e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Ferma nella fede, nell'amore della tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vittorio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Sposa la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della tua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Bossanini Francesco e della nostra sorella Bellizzona Francesca, che hai chiamato a te da questa vita. E come per il battesimo rientra la morte di Cristo, tuo figlio, così rendi partecipi della sua risurrezione. Quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria quando ci darà ogni lacrima. I nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te, canteremo per sempre la tua lode. Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: lascio la pace della mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. Adesso non si dice più scambiatevi un segno di pace, si dice scambiatevi il dono della pace. E le persone che stanno accanto in una panca si rivolgono con lo sguardo uno all'altro e fanno un segno di questo tipo. Amen.
Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Auguri, buon fine settimana a tutti, grazie ancora.
strada facendo ci organizzeremo, faremo tutto quello che è. Grazie anche per la vostra partecipazione a questa celebrazione. Sia lodato Gesù Cristo. Arrivederci. Se vuoi che facciamo anche una foto, già che la prima messa Sant'Antonino da tanto tempo, eh? Cosa dite? Facciamo una foto? Facciamo una foto? Il cellulare lo potete passare da uno all'altro, il mio mandato.